Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione giorno, che avrà in primo piano una pagina politica importante con la nomina di pochi minuti fa di Alessandro Cattaneo, l'ex sindaco di Pavia, capogruppo alla Camera per Forza Italia. Non la sola notizia, anche in ambito locale, con il Consiglio Comunale di Pavia piuttosto caldo e i fondi del PNRR della città metropolitana con la presentazione dei progetti. Infine il blitz in corso della Guardia di Finanza in diverse province. In apertura però abbiamo proprio una notizia dell'ultimissimo minuto, un drammatico incidente avvenuto a Pavia, in via Tasso. Una donna di 88 anni è in gravissime condizioni. Stiamo vedendo una foto scattata dall'osservatorio stradale L24. L'auto che si è fermata per farla attraversare sulle strisce è stata tamponata. La donna al volante ha perso il controllo e ha investito la pensionata ricoverata in gravissime condizioni. Si sa ancora poco della dinamica dell'incidente. Torneremo ovviamente nelle prossime edizioni ad aggiornarvi ulteriormente. Dicevamo però, sono momenti importanti per la formazione del nuovo governo, con la scelta dei ministri e non solo, in attesa dell'esecutivo, le prime nomine con i capigruppo. Proprio notizia, dicevamo, di qualche minuto fa, la scelta di Alessandro Cattaneo, l'ex sindaco di Pavia, come capogruppo di Forza Italia alla Camera. Allora andiamo a collegarci proprio con Pavia, con Luca Pattarini. Di quell'amministrazione potrebbe non essere l'unico destinato a cariche importanti. Luca. Eh sì, è così. Buongiorno Mario, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci sarà anche probabilmente l'ex vice sindaco di Pavia Gianmarco Centinaio nell'esecutivo in un ruolo importante. Hai detto giustamente tu di Cattaneo, ex sindaco, come capogruppo alla Camera per Forza Italia. Centinaio invece, le voci che insomma si rincorrono da giorni lo vedono il nuovo ministro dell'agricoltura, un ruolo che tra l'altro l'ex vice sindaco aveva già ricoperto per circa un anno sotto la presidenza Conte, ve lo ricorderete, il governo di 5 Stelle e Lega, prima insomma della fuga in avanti del leader della Lega Salvini, che aveva portato alla caduta di quell'esecutivo. Dicevamo appunto questa mattina, Silvio Berlusconi ha reso noto che i capigruppo alla Camera e al Senato saranno appunto Cattaneo e Licia Ronzulli, di fatto quindi un passaggio che escluderebbe la possibilità di un ministero per lo stesso Cattaneo, di cui si parlava nei giorni scorsi. Si parlava per lui della funzione pubblica, sarà un ruolo che invece evidentemente verrà ricoperto da qualche altro componente di Forza Italia. Questo perché stanno continuando le trattative proprio tra i vari partiti di governo, i partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, appunto per definire l'esecutivo, definire i ministri. Staremo a vedere se ci saranno novità dell'ultima ora, come detto, con questa nomina, con la nomina di Cattaneo capogruppo alla Camera. Di fatto per lui non ci sarà un ministero, mentre invece, lo ribadiamo, sembra più concreta la pista di Centinaio ministro dell'agricoltura, come detto, ruolo che aveva già ricoperto in passato. Per il momento è tutto Mario, io ti restituisco la linea. Grazie Luca, ovviamente anche su questa notizia torneremo con ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. La cronaca adesso, perché dalle prime luci dell'alba i militari del comando provinciale di Asti stanno dando esecuzione nelle province di Pavia, ma anche Torino, Cuneo, Alessandria e Asti, anche con il supporto del corpo territorialmente competente e anche dell'arma dei carabinieri, in particolare dell'unità cinofila, 26 decreti di perquisizione al sequestro preventivo di 6 aziende. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Astigiano nei confronti di un gruppo di soggetti di etnia rom, indiziati a vario titolo dei reati di usura, abusiva attività finanziaria, gestione rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti pericolosi ed altre violazioni in materia ambientale. Ovviamente l'operazione in corso, dettagli al termine con la comunicato ufficiale della Guardia di Finanza. E a proposito di cronaca, andiamo a Milano, dove invece è stato fermato il rapinatore seriale della zona di Porta Venezia. Ben 7 colpi messi a segno in meno di un mese.
Un'edicola, un ristorante, un negozio di cosmesi e un supermercato sono alcuni dei negozi nella zona di Porta Venezia, vittime di un rapinatore seriale che in sole 3 settimane ha commesso 7 rapine, tutte ai danni di esercizi commerciali. L'uomo, un cittadino italiano di 44 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da cui era evaso, è stato così raggiunto dalla polizia che ha eseguito nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto. Tutto inizia lo scorso 17 settembre, quando gli agenti della volante del commissariato Garibaldi Venezia intervengono per la rapina segnalata a un supermercato di via Filzi. La 23enne, addetta alla cassa, ha dichiarato ai poliziotti che un uomo verso le 17:30 gli ha intimato di consegnargli l'incasso, facendole credere di essere in procinto di estrarre un coltello dalla tasca dei pantaloni prima di prendere le banconote e scappare. Le successive indagini hanno così consentito agli investigatori di individuare una serialità nelle rapine commesse e attribuire all'autore anche quella commessa alle ore 5:45 dello stesso giorno ai danni di un edicolante di Corso Buenos Aires, a cui l'uomo, dopo averlo spinto per terra, aveva portato via del denaro contante custodito nel registratore di cassa. Riconducibili all'uomo anche le rapine del 28 settembre e del 4 ottobre compiute ai danni di un negozio di cosmesi in Corso Buenos Aires, il cui titolare, nello sporgere denuncia, sottoposto ad individuazione fotografica, ha riconosciuto l'indagato quale l'autore. L'analisi di altre 2 rapine tentate il 20 settembre e il 3 ottobre all'interno di un ristorante di via Panfilo Castaldi e di quella tentata il 4 ottobre al negozio di cosmesi già rapinato 2 volte ha portato i poliziotti ad attribuire all'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da cui era evaso, i 7 episodi criminosi compiuti sempre con un peculiare modus operandi, dapprima effettuando sopralluoghi degli esercizi commerciali da rapinare, poi intimidendo i titolari e i dipendenti e infine rubando la merce o i contanti. Restiamo a Milano con le notizie perché Città Metropolitana ha presentato i progetti in cantiere con i preziosi fondi del PNRR. Andiamo a collegarci proprio con Milano, dove c'è per noi Giovanni Migone e De Amici, se non sbaglio 400 milioni. Giovanni, come verranno utilizzati questi fondi così preziosi? Sì, buongiorno anche da Milano a te Mario e ai nostri telespettatori. Questa mattina a Città Metropolitana, a Palazzo Isimbardi, sono stati presentati i progetti, o meglio le linee guida che dovrebbero guidare appunto l'utilizzo dei finanziamenti che deriveranno dal PNRR. Nelle casse di Via Vivaio arriveranno appunto 400 milioni di euro, una cifra davvero importante per Città Metropolitana, e sono alcune ben specifiche le direttrici su cui ci si muoverà, a partire per esempio dalle piste ciclabili, dal rinnovamento delle scuole e da progetti che riguardano in particolare la sostenibilità ambientale. Si tratta di un disegno generale che mira a rendere il territorio più resiliente, più performante, con un'attenzione in particolare per i giovani del nostro territorio. Partiamo per esempio dalle scuole, si parla di uno stanziamento importante, anche se ritenuto da Città Metropolitana non sufficiente. Alcuni istituti che richiedono degli interventi infatti non verranno toccati per il momento, ma sottolineano sempre da Palazzo Isimbardi, è importante che il governo dia un segnale, e con esso ovviamente anche la Città Metropolitana, perché venga migliorato così, per così dire, il comfort dello studio per i nostri giovani. Il tema più importante, uno dei più importanti, è sicuramente quello della mobilità. Sono 50 i milioni investiti sulle piste ciclabili, ne verranno create 5 interamente nuove in sede protetta, con un'ampiezza addirittura di 4 metri che collegheranno Milano a 30 comuni dell'Interland. Un esempio è per esempio appunto la linea 12, che correrà dal centro di Milano fino ad Abbiategrasso. In totale i chilometri che verranno realizzati saranno 82, per un progetto che si chiama Cambio, che non vuole sostituire la macchina, ci tengono a specificare da Palazzo Isimbardi, ma dare un'alternativa soprattutto sulle brevi distanze. Questa è appunto l'intenzione. E poi, dicevamo, la sostenibilità ambientale, uno dei progetti che verrà finanziato è il cosiddetto progetto Città Spugna, ossia un'iniziativa che mira a depavimentare la città, quindi a ridurre la superficie impermeabile
del territorio per consentire allo stesso terreno di assorbire e custodire in maniera più performante l'acqua, un elemento che abbiamo imparato a considerare di grandissima rilevanza, soprattutto nell'ultima estate di siccità. Da questo punto di vista, ovviamente anche qui finanziamenti importanti che toccheranno anche altri temi, l'inclusione sociale nelle periferie, i punti e i nodi di interscambio ai margini della città di Milano per permettere appunto una migliore mobilità. Insomma, una serie di progetti di cui vi parleremo in maniera più approfondita questa sera e di cui abbiamo chiesto conto ad alcuni dei protagonisti di Città Metropolitana, a partire dalla vice sindaca dell'istituzione, Michela Palestra, di cui vi facciamo ascoltare le parole. Non è un sogno perché questi sono già soldi attribuiti alla città metropolitana e messi a disposizione, quindi questo è il primo dato di realtà con un ruolo importante di visione strategica di Città Metropolitana che lavora sulla sostenibilità a 360 gradi, non solo del movimento, non solo sull'ambiente, ma nel portare tutto quello che è la realtà più prossima al cittadino, quindi anche tutto il tema della rigenerazione urbana che non è solo urbanistica ma è anche tanto un tema di tessuto sociale, per i cittadini. Quindi ancora una volta grande visione strategica e gli strumenti di pianificazione della città metropolitana si traducono in opportunità per il territorio con importanti risorse. Torneremo tra poco sui temi amministrativi, adesso a Parona, dove entro il mese di novembre sarà attivata la terza linea del termovalorizzatore. Sentiamo. Sarà attivata il mese prossimo la terza caldaia del termovalorizzatore di Parona. L'annuncio è stato dato dall'Omellina Energia nel corso dell'ultima riunione della commissione inceneritore, di cui fanno parte consiglieri comunali, esponenti dei comuni confinanti e rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Viene quindi rispettato il cronoprogramma inviato dall'Omellina Energia alla regione durante l'estate. La cosiddetta terza linea del termovalorizzatore era stata autorizzata nel 2018 con l'obiettivo di realizzare un impianto più moderno ed efficiente, con i quali andare a sostituire la prima caldaia, la più vecchia. I lavori iniziati nel 2020 stanno giungendo al termine. La linea 1 e la linea 3 non funzioneranno mai in contemporanea. La procedura infatti prevede che la prima caldaia venga scollegata dalla rete elettrica nel momento in cui si andrà a collegare il nuovo impianto. Una fase questa che aveva parecchio preoccupato gli ambientalisti, in quanto inizialmente si pensava di dover affrontare un periodo con tre caldaie accese contemporaneamente. L'ultima relazione dell'azienda invece spiega che la dismissione della linea 1 avverrà contestualmente all'avvio della linea 3. Bene evitare la fase transitoria con entrambi gli impianti attivi, ha commentato il presidente della Consulta Ambiente di Parona, Riccardo Orlandi, così come è bene che anche nella fase di rodaggio la nuova caldaia sia sempre sottoposta al monitoraggio dei fumi. L'altra novità infatti è che durante il periodo di rodaggio la terza linea sarà collegata alla ciminiera dove c'è il dispositivo di controllo delle emissioni. Un punto questo su cui si è molto insistito durante la riunione della Commissione con domande specifiche dei tecnici del Comune di Parona. L'Omellina Energia ha spiegato che fin dalle prime sperimentazioni, in cui inizio dato per imminente, si utilizzerà il sistema di monitoraggio ordinario. In caso di superamento dei livelli di emissione consentiti, il sistema andrebbe automaticamente in blocco. E torniamo ai temi della politica. A Pavia sono giorni piuttosto caldi per l'amministrazione Fracassi, le polemiche per il caso LGBT, il progetto all'interno delle scuole, ma non solo, ricorderete anche la variazione di bilancio che è stata discussa ieri sera proprio in Consiglio Comunale con le polemiche interne alla maggioranza, la richiesta di dirottare fondi su un piano per sostenere le famiglie alle prese con i rincari e tutte le polemiche che ne sono conseguite. Allora andiamo a sentire com'è andata Luca Pattarini. Diciamo che l'incontro di maggioranza di sabato mattina ha portato ad un consiglio più tranquillo del previsto. Luca. Eh sì, è così Mario, dallo scontro si è passati tutto sommato a una situazione di tranquillità, almeno all'interno della maggioranza. Il Consiglio in realtà si è aperto con le polemiche legate ai corsi antidiscriminazione delle associazioni LGBT, con le polemiche della minoranza. Il sindaco ha ribadito la sua posizione, ha spiegato nuovamente il motivo di togliere uno di questi corsi all'interno di un progetto più ampio per non urtare le sensibilità e soprattutto per non andare incontro a uno scontro con Fratelli di
Digitali Lega che aveva appunto chiesto di togliere questo corso in particolare. Si è arrivata alla discussione sul bilancio alla fine si è deciso di votare all'unanimità la delibera presentata dai consiglieri di maggioranza per spostare le risorse stanziate in un primo momento per le celebrazioni della traslazione delle spoglie di Sant'Agostino. È una ricorrenza che si terrà il prossimo anno, erano già stati stanziati dei fondi, la Giunta aveva deciso di stanziarne altri 150.000 euro. Con questo emendamento, con questa delibera, si è scelto invece di destinare quelle risorse, 150.000 euro, alla creazione di questo fondo ad hoc per aiutare le famiglie alle prese con il caro bollette. Il problema è che questi fondi arriveranno solo nel 2023, perché si trattava di risorse messe a bilancio appunto per il prossimo anno, e allora è stata votata anche un emendamento per insomma stanziare già 45.000 euro per questi ultimi mesi dell'anno. Sappiamo che le prime bollette arriveranno proprio nelle prossime settimane. Nel frattempo ovviamente la variazione di bilancio è passata con i voti della maggioranza, non si è discusso di un altro tema caldo, quello del progetto della lottizzazione di via Marangoni, Pavia Ovest, per un dettaglio tecnico mancava un documento all'interno di quelli presentati dalla maggioranza, se ne ridiscuterà la prossima settimana, lunedì prossimo. Anche questo è un tema molto caldo su cui si sta discutendo da diverse settimane, su quale già i residenti della zona si sono espressi con una raccolta firme, con delle proteste, con dei sit-in, ed è un tema che per l'amministrazione Fracassi rappresenterà un altro scoglio piuttosto importante. Bisognerà vedere se si riuscirà a superarlo e se si riuscirà a realizzare queste famose palazzine a Pavia Ovest. Per il momento, Mario, è tutto, io ti restituisco la linea. Eh sì Luca, è proprio così il tema del PGT in primo piano, come abbiamo visto, come vedremo anche nei prossimi giorni, non solo in via Marangoni c'è polemica, ma anche in altre zone della città polemica, o quantomeno preoccupazione anche a Robecco sul Naviglio da parte dell'opposizione, preoccupata proprio per lo stato di salute del Naviglio Grande. Vediamo. La lista di opposizione Robecco Futura è preoccupata per lo stato dell'acqua del Naviglio Grande. Il problema, a loro parere, è la presenza di macchie di schiuma, la cui provenienza viene identificata dai robecchesi nel depuratore di Sant'Antonino, frazione di Lonato e Pozzolo, e che da Turbigo fa scendere l'acqua lungo il Naviglio Grande. Per loro è quantomeno un problema estetico, come spiegano. Da alcuni anni l'acqua nel canale è frastagliata da bolle bianche che per fortuna non sono nocive. Non sappiamo e nemmeno ci interessa sapere da cosa e da chi siano prodotte. Ci sono enti e istituzioni preposte a questo lavoro di indagine. Come cittadini chiediamo che si ponga però al più presto fine a questo fenomeno che squalifica, anche se solo a livello estetico, il nostro paesaggio, di cui il Naviglio Grande è la perla. Questo flash mob nasce come un momento di sensibilizzazione della cittadinanza, ma anche rivolta alle istituzioni, per sensibilizzare su questo problema appunto, che è la presenza di queste bolle di schiuma all'interno delle acque del Naviglio, che appunto già il Naviglio in sé è un'opera storica di grande importanza, tutelata giustamente sia dalla regione che dalla sovrintendenza alle belle arti, e pertanto riteniamo che ci deve essere un occhio di riguardo anche sulla qualità dell'acqua che il Naviglio trasporta, che ancora oggi viene appunto utilizzata per i nostri campi. Attualmente il problema è già in ballo da diversi anni, e se sono state fatte più segnalazioni da tutti i comuni che bene o male sono bagnati dalle sponde del Naviglio, e dovrebbe essere orientativamente, sembrerebbe che il primo degli accusati è il depuratore di Sant'Antonino. Sappiamo che il comune di Turbigo è in prima linea su questa questione, e abbia chiesto, come lista civica noi sosteniamo la proposta del comune di Turbigo di istituire a questo punto un commissario regionale che affronti questo problema alla radice. A Milano adesso, dove si parla, se ne parlerà ancora molto, del progetto del nuovo stadio di San Siro, con un interessante sondaggio effettuato da Confcommercio. Andiamo a collegarci ancora con Giovanni Migone De Amicis, che sta seguendo il tortuoso iter del nuovo stadio. Dicevamo, Giovanni, questo sondaggio tra timori ma anche fiducia per quel che sarà il nuovo impianto.
Sì, esattamente Mario, è così, lo ha detto, lo aveva ribadito il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri nel corso del dibattito pubblico andato in scena lunedì, lo aveva sottolineato, aveva appunto detto che era necessario prestare grande attenzione alle attività commerciali che si trovano nella zona di San Siro. Bisogna ricordare infatti che le squadre, oltre che il nuovo stadio, intendono costruire un'area cosiddetta polivalente, ma che di fatto racchiuderà un'enorme zona commerciale pari a 68.000 metri quadrati, che costerà 360 milioni di euro. Quindi è necessario capire, secondo Confcommercio, l'impatto che questa avrà sulle attività economiche, in particolare ovviamente commerciali, della zona. Per questo Confcommercio ha lanciato un sondaggio, tre fondamentalmente le domande che sono state rivolte ai commercianti. La prima è se lo stadio rappresenti una risorsa importante per il mondo del commercio, e su questo quasi tutti, sia a livello cittadino che sull'area di San Siro, hanno risposto che certamente rappresenta una risorsa. Le altre riguardano invece ovviamente l'impatto che la zona commerciale avrà, e da questo punto di vista le risposte possono sorprendere anche un po', perché se a livello cittadino oltre il 50% ha detto che ci saranno danni per l'attività commerciale attuale, dovute appunto alla nuova zona commerciale che le squadre vogliono costruire, se si guarda intorno a San Siro questa percentuale, coloro che ritengono che possa essere dannosa, scende al 43%. Quindi sì, sicuramente timori, ma anche fiducia e ottimismo che le operazioni, il progetto che le squadre vogliono mettere in campo possa portare effettivamente un rilancio dell'intera zona. L'altro aspetto, la terza domanda, riguarda ovviamente l'impatto viabilistico e i disagi dovuti ai cantieri, semmai il progetto di Inter e Milan dovesse prendere effettivamente corpo. E anche qui le risposte sono abbastanza peculiari, sono in molti, infatti solo poco più della metà quelli che ritengono che i disagi potrebbero effettivamente verificarsi, un numero che stranamente è basso, visto che i cantieri, se mai si dovesse partire, potrebbero prolungarsi addirittura fino al 2030, una data decisamente lontana, e evidentemente l'impatto viabilistico dei cantieri sarebbe davvero pesante. Barbieri, il segretario generale di Confcommercio, ha sottolineato ovviamente che quindi verrà mantenuta alta l'attenzione sul tema da parte dell'associazione di categoria, continueranno a lavorare ai tavoli con i club e con il comune, e ovviamente noi vi terremo aggiornati su tutte le evoluzioni di questa lunga, lunga storia che vi stiamo raccontando. Per il momento da Milano è tutto, Mario, a te la linea. Grazie, grazie Giovanni. Dai sondaggi ai dati concreti, quelli che riguardano il comparto sanitario, e non sono buone notizie, manca personale, in particolare manca il personale infermieristico. I dettagli nel prossimo servizio. In Italia mancano gli infermieri, se infatti il numero di medici per 1000 abitanti è superiore alla media europea del più 0,2, il numero di infermieri invece è ben al di sotto rispetto agli altri paesi dell'Europa. Sul territorio nazionale ci sono 6,2 infermieri per 1000 abitanti, il 2,6 in meno rispetto all'8,8 dell'Europa. A dirlo è l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che ha pubblicato un nuovo rapporto sul personale del servizio sanitario, che evidenzia come la categoria più a rischio sia proprio quella degli infermieri, alla quale solo dopo segue quella dei medici di medicina generale. Nello specifico, in Lombardia nel 2020 lavoravano 13.421 medici e 35.859 infermieri, per un rapporto di 2,7 infermieri per ogni medico, in linea con il dato nazionale di 6,6. Secondo il rapporto di Agenas, gli organici della sanità pubblica risentono degli anni dell'austerità tra il 2012 e il 2017, dove il Servizio Sanitario Nazionale ha perso 27.000 dipendenti, il 4% del totale, e nemmeno le misure e le assunzioni straordinarie adottate durante la pandemia hanno aiutato ad invertire la rotta, perché degli 83.000 operatori assunti durante gli anni del Covid, solo in circa 17.000 sono stati presi a tempo indeterminato. A questo va aggiunto il poco ricambio di nuove leve, che ha creato una gobba pensionistica. Secondo l'Agenas, infatti, nel 2020
2027 andranno in pensione oltre 29.000 medici dipendenti, tra questi più di 11.865 medici di base e 21.000 infermieri, anche se si conta, grazie al progressivo incremento dei posti nei corsi di laurea infermieristica, di formare entro il 2027 circa 62.000 infermieri in grado di compensare i pensionamenti e i nuovi bisogni nati dagli ospedali e dalle case di comunità. A proposito di temi sanitari, andiamo a Vigalfo per vedere la nuova comunità terapeutica del Mondino. È stato inaugurato a Vigalfo, frazione di Albuzzano, il centro Torre della Rocchetta, la nuova comunità residenziale terapeutica per adolescenti gestita dal Mondino. La struttura, che è operativa da luglio, può ospitare fino a 16 ragazzi che presentano gravi patologie come disturbi del comportamento, disturbi alimentari, psicotici o post-traumatici. Gli interventi che verranno fatti, che vengono fatti, sono interventi diretti sui minori, che vanno dagli interventi anche farmacologici, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di patologia, non è una comunità educativa questa, è una comunità che ha una componente sanitaria molto importante. Quindi interventi che vanno dal farmacologico allo psicologico, psicoterapico, ma poi è tutto l'ambiente, è il vivere insieme con educatori che sono preparati e supervisionati, che dà la qualità del servizio. E poi si cercherà di fare, e sarà una caratteristica specifica di questa comunità, un lavoro anche di continuità con il territorio e quindi di ripresa del lavoro anche con le famiglie, affinché i ragazzi non debbano trascorrere dei tempi troppo lunghi nella comunità, lontani dal proprio ambiente familiare dove sono cresciuti. Però se sono qui è perché nel territorio e in famiglia qualche problema c'è, e quindi è necessario, prima di restituirli al territorio, anche lavorare perché la situazione si modifichi in qualche modo. Questo tipo di patologie sono in aumento sul nostro territorio, spiegano dal Mondino. Da qui l'idea di realizzare un centro che permetta ai ragazzi anche di evitare lunghi ricoveri in ospedale. È un progetto che nasce da una intuizione del nostro amministratore delegato per rispondere a un bisogno reale e concreto del territorio di residenzialità per i ragazzi con disturbi neuropsichiatrici. Nasce in filiera con quella che è l'offerta della Fondazione Mondino, dal nostro reparto per acuti, che è la neuropsichiatria infantile, completa il nostro centro diurno Riapri il Mondo a Pavia, e adesso abbiamo anche questa esperienza residenziale in realizzazione di un progetto che qualche anno fa ha visto la luce come idea e si è concretizzato grazie all'aiuto del Comune, grazie alla Fondazione Comunitaria che ci ha dato un contributo economico, che ci ha aiutato per le spese di ristrutturazione, e grazie alla professionalità del direttore sanitario della comunità e del nostro direttore scientifico, il professor Borgatti. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi lascio al meteo, vi ricordo che ritorniamo con la nostra informazione a partire dalle 19 con l'edizione Milano.